Un giorno, eccoci amici, la sentenza è arrivata. La sentenza è arrivata secondo le previsioni, la sentenza Bossetti. Non c'è nessuna soddisfazione da parte di coloro che auspicavano questa condanna. C'è solo molta dignità da parte dei genitori di questa povera ragazza, la dignità di un popolo bergamasco che compostamente ha atteso la sentenza. Non ho sentito nessuna euforia, nessun entusiasmo, così come deve essere, perché non fa mai piacere, nemmeno a me stesso, sentire pronunciare questa parola ergastolo. Certamente non fa piacere pensare che un uomo, almeno così è stabilito in primo grado, debba passare la sua vita in prigione. Però non è nemmeno bello ciò che è capitato. La giustizia ci deve essere. In questi casi, e lo dico io che sono un garantista in assoluto, in questi casi, a mio avviso, la giustizia effettivamente è fatta, perché tutte le disquisizioni fatte dalla difesa hanno un loro valore se fatte dagli avvocati difensori che per mestiere fanno questo e quindi si devono inventare di tutto e di più e dire anche cose fuori luogo e fuori posto. Però purtroppo queste cose fuori luogo attecchiscono anche in dei piccoli personaggi banali, squallidi, alcuni che commentano anche i miei video. Io ringrazio tutti quelli che li commentano in modo costruttivo, ma questi personaggi ridicoli che a volte mettono commenti che non hanno alcun tipo di significato, di testa, di coda, sono personaggi ridicoli, personaggi secondari, improbabili, e che tendono a screditare, ma sono come le amebe, come i parassiti della società, che non meritano certamente considerazione più di tanto, visto e considerato che non hanno alcun tipo di importanza. Quindi, ritornando alle cose serie, io dico che Bossetti è stato condannato dal DNA, un DNA che non solo è un profilo genetico, così come ha spiegato il generale Garofalo, indiscutibile, ma a rigor di logica, come ho avuto modo mille volte di spiegare, anche andando appresso all'ipotesi inverosimile di uno sbaglio, proprio se fosse stato uno sbaglio, Bossetti non doveva comparire, perché il profilo genetico sbagliato porta ad un profilo genetico qualsiasi, fittizio, e che non poteva corrispondere a Bossetti che è implicato nella vicenda o che comunque abita lì nei pressi. Capito? Il concetto è questo, cioè che il DNA nostro è unico al mondo, fra miliardi di persone. Quindi, dato che a Bossetti ci sono arrivati solo dopo, è di una probabilità nulla il fatto che si sia fatto un DNA, si sia trovato un DNA falso, che poi questo DNA falso sia corrisposto a Bossetti. Bossetti purtroppo non ha inquinato gli accertamenti perché all'epoca non esisteva nelle fantasie di nessuno e quindi la sentenza era inevitabile. Questa sentenza qui verrà depositata entro 90 giorni. E io dico e mi chiedo, questa indignazione che
Io leggo su alcuni giornaletti e alcuni commenti insipidi perché non si ha per il caso Misseri. Io, questo per me sta diventando un tormento, sta diventando un'angoscia. Io sono persone, queste due donne di Avetrana, Sabrina e la mamma, che io non conosco, non conosco affatto. Però, proprio approfondendo gli altri casi di cronaca, come questo di cui parliamo, dico, ma com'è possibile che in quel caso lì, in cui il DNA, non esiste ombra di DNA di niente, che si dica, ma alla base c'è un sogno, che si dica, alla base c'è una presunta gelosia verso la cugina, che si comincino ad aggiustare orari, a pensare che la Sabrina abbia fatto dei messaggini che se le sia inviate da solo. Che si arrivi a teorizzare l'assurdo, ma pensate un po', se questa tipica gelosia, chiamiamola pure, che poteva forse Sabrina avere questo fastidio per la cugina, ma se ciò dovesse portare a un delitto di cotanta specie, in Italia ci sarebbero ogni giorno centinaia di delitti del genere, ma non esiste, non esiste, qui non c'è nulla. Poi c'è il reo confesso che sta libero per Avetrana, sta libero e anche gli esperti esaminando la sua prima vera confessione, hanno dedotto che era una confessione autentica. Autentica perché non c'era pressione di nessuno, egli confessò in quella circostanza anche i motivi che avevano portato ad uccidere la ragazzina, motivi legati al sesso, alla sua devianza. E anche a confessare la violenza post mortem sulla ragazzina, una confessione perfetta. Ora, poi, in quel caso, si è preso una piega diversa, e si è teorizzata, qualcuno, qualche mente, ha teorizzato che doveva esserci anche Sabrina in qualche modo, e l'hanno tirata dentro senza nessuna prova, senza nessun indizio, con un reo confesso fuori, senza DNA, senza nulla che non sia supposizione, fantasia, teoria. È il dubbio, altro che dubbio. Questo è il dubbio, dubbissimo, no dubbio, ragionevole. Ma oh, hai voglia, quanti ragionevoli dubbi? E poi invece per il Bossetti io ho sentito anche amici di gruppi che sostengono l'innocenza ovviamente di Sabrina, ho sentito che amici inveivano anche, diciamo, contro le mie opinioni a difesa del Bossetti, ma dico, cari signori, noi non siamo qui a fare di mestiere gli innocentisti. Io sto qui ad esprimere delle opinioni oculate sui casi. In alcuni casi mi trovo ad essere innocentista, in alcuni casi mi trovo ad essere colpevolista, ma non perché lo faccio per mestiere, perché mi documento, cerco di essere professionale e esprimo delle opinioni. Ora dico, non è che perché uno sta in un gruppo che difende l'innocenza di una persona debba essere innocentista sul tutto e dire che le carceri italiane sono piene del 100% di innocenti. Ci sarà certamente un 10%, un 15% di innocenti ed è grave, ma non in tutti i casi, non in questi casi dove addirittura la scienza ti dà quasi, diciamo, una certezza. Quindi
Io sono sicuro che in 90 giorni la sentenza Bossetti verrà depositata e lo scandalo invece della sentenza di Sabrina, non ancora dopo un anno depositata, chiede vendetta, chiede non vendetta, diciamo chiede giustizia, cioè io chiederei al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, di intervenire affinché dopo un anno una sentenza che vede due imputate venga depositata. Le due imputate principali, poi altre secondarie. Quindi, dopo un anno, una sentenza che è diciamo fotocopia della prima, non si capisce perché dopo un anno non debba essere depositata e non si debba dare possibilità a queste donne di andare in Cassazione laddove la Cassazione sicuramente straccerà, casserà una sentenza, a mio avviso, destituita di ogni fondamento. Questo volevo dire, quindi vi ringrazio dell'ascolto, vedremo il prosieguo dei prossimi casi, buona giornata, iscrivetevi al canale. E coloro che non sono d'accordo con me, mi fa piacere se commentano, ma i cretini, gli stupidi, se ne stessero pure a casa. Io mi voglio relazionare con gente costruttiva ed intelligente. Grazie a tutti, arrivederci.